non perché la rappresento e ne ho la responsabilità, ma questa è una istituzione che vive di impegno, qualità, passione e in cui la professionalità, l'etica, l'impegno di chi ci lavora è forse il patrimonio più importante che abbiamo. Quindi io sulla qualità complessiva e sull'etica complessiva di chi lavora nella nostra istituzione metto la mano sul fuoco. Quindi sono convinto che non otterremmo i risultati che otteniamo, non avremmo l'ambiente anche umano che abbiamo se la qualità delle persone, la qualità professionale e morale delle persone non fosse straordinaria. Immune non è nessuna istituzione, cioè quando mi si dice che c'è un'istituzione immune da comportamenti Forse neanche l'ANAC dice. nessuno. Dico per scherzare. Nell'animo umano purtroppo questo aligna e noi dobbiamo prevenire, noi dobbiamo riconoscere quindi i percorsi di legalità, i punti di controllo in una istituzione sana, però lo stesso ci devono essere. Quindi noi dalle esperienze dobbiamo imparare, quindi dalle esperienze negative. Dobbiamo capire quali sono i checkpoint che dobbiamo Farete introdurre. dei protocolli nuovi, per esempio, relativamente al tema timbra cartellino? Sul tema dell'attività assistenziale c'è un'interlocuzione con l'azienda ospedaliera. È chiaro che molti di questi temi sono direttamente dell'azienda ospedaliera. Noi siamo coinvolti perché è chiaro che quando parliamo codice di disciplina di un docente universitario, quanto fa in ambito assistenziale, ci lede tanto quanto fa in ambito di didattica e di ricerca, quindi non è che siamo disattenti però è chiaro che nella programmazione, nella gestione della parte sanitaria, della parte assistenziale, deve essere come è l'azienda ospedaliera o le altre ULS ad avere gli strumenti di verifica. Noi collaboriamo lealmente, noi con l'azienda ospedaliera abbiamo un rapporto eccellente, quindi col suo direttore generale, col direttore sanitario, con le strutture, per noi è un partner obbligato ma anche molto buono, insomma, anche perché alla fine collaboriamo al successo della stessa struttura. Quindi